Radio UCI Focus. Bentrovati dalla redazione in studio Giulia Cassone. Disco al 2022, ecco cosa potrebbe cambiare. Il disegno di legge di bilancio 2022 modifica la DISCOL, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1 gennaio del prossimo anno, infatti, si vorrebbe allungare la durata massima del periodo di percezione della misura da 6 a 12 mesi e dalla stessa data aumenta la contribuzione dovuta alla stessa gestione. Ricordiamo che l'indennità di disoccupazione DISCOL spetta ai lavoratori parasubordinati iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS, che hanno perso involontariamente il lavoro. La legge di bilancio vuole modificare anche la modalità di riduzione dell'indennità. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l'importo sarà ridotto del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Non cambiano invece i requisiti per il riconoscimento della prestazione. La domanda di DISCOL deve essere presentata come di consueto con modalità telematiche entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Infine, il disegno di legge di bilancio 2022 aumenta la contribuzione DISCOL dovuta non solo per i soggetti destinatari del beneficio, ma anche per gli amministratori e i sindaci di società. Dal 1 gennaio 2022 la percentuale specifica, attualmente dello 0,51%, dovrebbe essere uguale a quella dovuta per la NASPI, pari all'1,61%. E dalla redazione tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.